In cosa consiste il tuo lavoro? Il mio lavoro consiste nel fare cornici perché è la mia sopravvivenza, il mio pane quotidiano e la cosa che interessa maggiormente a me è cioè, l'opera d'arte. Da quanto tempo fai questo lavoro? Ma questo mestiere qua del, diciamo così, del corniciaio ho iniziato nell'82. Perché hai scelto di fare questo mestiere? La mia idea era quella di fare il fotografo. Più di ricerca, come sto facendo tuttora, cosa che negli anni che prendevo in mano la macchina fotografica io era impossibile vivere di questo. E negli anni che così studiavo a Bologna mi sono, cioè, così per arrotondare, andavo da un parente che faceva le cornici. E di lì, dal 75-76 fino all'81 che ho abitato a Bologna, dopodiché insomma è venuto il momento di dire qua qualcosa devo fare, e ho cercato il male minore e ho aperto la mia piccola sede, l'Occhio Quadrato in via Trieste e di lì è iniziato il tutto, è iniziata questa odissea. Che tecniche usi per lavorare sulle cornici? Le tecniche no, ho fatto delle cose, ho sperimentato dei modi nuovi per incorniciare le opere che avevo in mano ovviamente in quel momento. In base diciamo così, al manufatto che avevo, mi sono inventato, se si può dire, comunque ricercato un sistema nuovo per incorniciarlo, capito? Cosa che credo non sia mai stata fatta. Anzi, io giro non solo per l'Italia, per il mondo, però questi nuovi sistemi che mi sono trovato così a sperimentare sono cosa mia. Io ultimamente sto lavorando molto con le cornici grezze e le vernicio io, ma faccio ne che anche lì, cioè, non è che sono il primo a farlo, però trovo molto gratificante questa cosa perché proprio è quasi un'opera unica, insomma, no? E poi la fai con dei colori, con dei prodotti anche ecologici, perché cerco dei pigmenti, delle terre ecologiche e mi faccio un po' l'alchimista, no? Mi invento delle robe che se il giorno dopo me la richiedi non riesco più a farla, cioè dello stesso colore perché non mi verrà mai più, però non ha importanza, capito? Ed è divertente, insomma. Ci vogliono le persone giuste, cioè quelle persone che sono così aperte e disponibili a così a capire il tuo lavoro, insomma. Cosa contiene la tua galleria? Che quadri e artisti sono esposti? Quadri importanti di artisti che hanno segnato la storia dell'arte italiana e artisti, diciamo così, di valore, come posso dire, di valore meno economicamente meno costosi, ma alcuni, secondo me, anche preziosi dal punto di vista culturale, insomma, della ricerca. Però in questo momento, insomma, opere di Mino Maccari, Lucio Del Pezzo, Concetto Pozzati, Scanavino, qualche Treccani, Remo Brindisi. Tu, oltre a comporre le cornici, dipingi anche. Io ho dipinto così per piacere in gioventù, in passato, ma così proprio per piacere. Mi occupo di fotografia, insomma. Esistono corsi specializzati per il tuo lavoro? Per la fotografia non è che in Italia, quando ho iniziato io, c'erano molte cose, molte scuole. Ancora tuttora la fotografia non viene insegnata come dovrebbe essere. Però sì, ho fatto dei corsi, dei workshop, dei seminari in giro per l'Italia in passato, così. E ogni tanto, quando capita qualcosa, faccio ancora. Hai un artista o un pittore preferito, insomma, che ami particolarmente? Guarda, ce ne sono tanti che mi piacciono. In questo momento, così proprio così a freddo, così brutalmente, proprio non. Cioè, me ne vengono in mente tanti, ma non me ne viene in mente uno. Quando esci di qua, mi viene in mente, sono sicuro.
sono sicuro che mi viene in mente quando... Ma non... Non lo so, cioè non, se rimaniamo nell'arte contemporanea, nel Novecento, un autore che amo molto italiano è un autore poco conosciuto per il grande mercato, cioè per il grande pubblico, scusa, ed è Antonio Donghi, che è un pittore italiano appartenuto negli anni 20-30 alla scuola romana, la famosissima scuola romana, che è un pittore che io ho amato e amo tuttora. Ma poi ce ne sono tanti altri che hanno avuto la loro importanza, quindi non... cioè, nel Novecento, se andiamo indietro, ovviamente te ne potrei dire per ogni secolo ce n'è uno che mi piace, ma ce ne sono anche 10 che mi piacciono.